Ciao a tutte ragazze, terzo video riguardante i prodotti Essence. In questo video andrò a parlare dei fondotinta e più specificatamente dei loro fondotinta in mousse. Io ho questi due, questo della linea classica che è il Soft Touch Mousse e il tanto decantato fondotinta in mousse della linea Pure Skin. Allora, io adoro i fondotinta dalla consistenza in mousse. Non sono i primi fondotinta in mousse che provo, ma l'ottimo rapporto qualità-prezzo dei fondotinta in mousse di questa marca mi ha veramente impressionato positivamente. Sono davvero contenta di averli acquistati. Io ho aspettato, appunto, come dicevo, a fare questa review perché ho voluto essere sicura e provarli per diversi giorni, sia quello della linea Pure Skin che questo della linea classica, proprio per vedere come si comportavano sul mio viso. Allora, io devo dire che in linea generale sono soddisfatta di entrambi i fondi. Le consistenze in mousse sono comunque molto più leggere rispetto ai fondotinta in crema o anche ad alcuni fondotinta fluidi, però appunto hanno sempre un buon compromesso, che è quello che mi piace sempre tanto dei fondotinta in mousse, perché associano questa leggerezza di consistenza a un effetto matte, cipriato, ma molto soffice sulla pelle, e quindi soprattutto in inverno è un tipo di finish che a me piace molto. Quando io inizio ad utilizzare un fondotinta nuovo, che sia di una consistenza in mousse, che sia di una consistenza più cremosa, il fondotinta mi piace molto stenderlo con le dita. Le prime applicazioni in genere le faccio così, perché mi piace sentire come si comporta a contatto con le dita e quindi come diventa la sua resa anche col passare delle ore, perché la modalità di applicazione molte volte, almeno per quanto riguarda me, influisce tanto su quella che è la resa diverse ore dopo. Non so se succede solo a me. Allora, ad una prima prova, il fondo, questo, il Soft Touch Mousse, alla prova stesura sulla mano, quindi quando io sono andata a provarlo per la prima volta sulla mano, la sensazione che ho avuto era come quella di un fondo che tardava un po' ad assorbirsi. E questo sulle prime, insomma, mi ha un po' preoccupato, perché ho detto, oddio, se fa questo lavoro sulla mano, che comunque ha un tipo di pelle tendenzialmente sempre secca, chissà cosa combinerà sul viso. Cosa che invece non succede assolutamente quando voi andate a provare il fondotinta Pure Skin. Sulla mano si vede subito che ha una consistenza parecchio più asciutta rispetto al Soft Touch Mousse. Vi devo però dire che sul mio viso, malgrado tutti i miei problemi appunto di pelle mista, vi devo dire che sulla mia pelle si sono comportati entrambi molto bene. Allora, io tengo a precisare una cosa. La prima prova che io ho fatto con questi due fondi l'ho fatta volutamente senza aggiungere cipria dopo, quindi ho voluto usare solo ed esclusivamente il fondotinta proprio per testare la tenuta di entrambi. Allora, vi devo dire che con il Pure Skin la tenuta nel corso delle ore è sicuramente più opaca, più asciutta rispetto a questo Soft Touch. Questo Soft Touch da solo, su una pelle che tende a lucidare con il passare delle ore e soprattutto con un clima un po' caldo, potrebbe tendere a lucidarvi un po'. Per renderlo più stabile e sicuramente più opaco, io mi sono aiutata con la cipria della linea Pure Skin, ma comunque in linea di massima una qualunque cipria opacizzante sicuramente può fare al caso vostro. A lunga tenuta nel tempo promuovo sicuramente il Pure Skin, ed ero quasi sicura di questo, dato che comunque la linea Pure Skin, come appunto tutti gli altri prodotti della Essence,
Questi specificatamente sono formulati per le pelli particolarmente grasse, quindi soprattutto adesso che si va verso la bella stagione e comunque a maggior ragione se sapete di avere un tipo di pelle che tende a lucidare, chiaramente mi sento di consigliarvi questo. Però per chi non ha un tipo di pelle molto problematica e per chi non ha un tipo di pelle che tende a lucidare in maniera particolare, cioè, mi sento di consigliare anche questo. Le tonalità si fondono molto molto bene con il colore della pelle. Del Soft Touch Mousse ho preso il numero 02 Matte Beige e invece di quello della linea Pure Skin ho preso lo 02 Azzurra Sand. Il Sand è leggermente più rosato rispetto al Matte Beige. La loro cipria, sempre della linea Pure Skin, ho voluto prendere la 03, la Nude, che è un beige, non interferisce tantissimo con il proprio colorito di pelle e che ovviamente aiuta a fissare ancora meglio il vostro fondotinta e quindi la cipria Pure Skin, anche questa per me assolutamente promossa. Poi, il famosissimo pennello della Essence che avevo perso le speranze, sono stata contentissima quando l'ho visto, quasi non credevo ai miei occhi perché tutte le volte che andavo per vedere se c'era, negli espositori non si trovava mai, vedevo sempre l'espositore vuoto e quindi avevo oramai perso le speranze. E invece finalmente me lo sono aggiudicato, quindi per poco più di 3 euro, se lo trovate, io vi consiglio di prenderlo perché con poco più di 3 euro appunto avete modo di prendervi questo pennello dalle setole morbidissime e che, come dice la confezione stessa, come leggete sulla confezione stessa, è molto indicato per soprattutto le polveri della Essence perché sono polveri un po' farinose, quindi sono polveri molto morbide, particolarmente indicato per il blush. E quindi consigliatissimo veramente. Allora, il correttore che ho io, ovviamente fermo restando che esistono diversi tipi di correttori nella gamma Essence, questo è quello che aveva riscosso molto successo un paio da, insomma, quando era uscito, comunque l'anno scorso, 2 anni fa, e è dato appunto da questi tre spicchi, quindi ha la parte verde per coprire i rossori, una parte diciamo color carne naturale e una parte rosata per coprire diversi tipi di scromie a seconda del vostro colorito di pelle. Qua dice ad esempio la parte rosa è più indicata per le occhiaie e invece la parte beige più indicata per coprire le imperfezioni, però io devo dire che molto spesso i due colori li uso anche sovrapposti, mentre magari non so, la parte verde è più indicata per coprire il brufoletto, però magari sopra poi rifinisco con la parte naturale. Allora, che dire di questo Forget It? Io nel complesso è un prodotto che anche questo promuovo. Chi ha delle occhiaie particolarmente visibili, particolarmente profonde, può essere un tipo di prodotto che non può essere soddisfacente, perché appunto non ha, pare, quelle caratteristiche altamente coprenti come si possono vedere da tanti altri correttori. E quindi ovviamente insomma anche in questo caso più che mai tutto è relativo perché comunque io posso dire che lo promuovo perché comunque io non ho occhiaie particolarmente pigmentate o particolarmente profonde e poi nel mio caso il mio metro di giudizio per promuovere o meno un correttore è che non segni le rughette soprattutto sotto gli occhi e non si vada troppo a mettere nelle pieghette nel caso in cui io, perché a volte io il correttore lo uso anche per illuminare questa parte qui, che questa è una zona che insomma dopo una certa età si richiede di illuminarla comunque. E io devo dire che con questo fondotinta mi sono trovata bene perché illumina il giusto, copre il giusto per quanto riguarda me e quindi nel mio caso insomma lo promuovo e soprattutto non segna, rimane morbido fino alla fine della giornata. E concludo con i miei due mascara. Allora,
C'è da dire questo riguardo i mascara della Essence. Se voi andate per comprare un mascara della Essence, preparatevi a impazzire veramente, perché a livello di mascara la Essence ha veramente una vastissima, vastissima scelta. Molto più rispetto ad altri prodotti tipo i loro rossetti, i loro gloss, cioè è impossibile secondo me non trovare il vostro, perché hanno dal mascara classico, quello che va bene per tutti i giorni, a quello dall'effetto leggero ma glossato, a quello dall'effetto più volumizzante. Ci sono anche diversi altri colori, quindi oltre al classico nero lo potete trovare in marrone, verde, blu, e quindi insomma c'è anche un po' di scelta per quanto riguarda i colori. Quelli di cui io vado a parlare questa sera, che sono quelli che io ho avuto modo di provare ultimamente, è questo famosissimo Multi Action, che è un mascara che io lo definirei un mascara per tutti i giorni, con delle buone performance, devo dire, perché ha questo scovolino, insomma, che si va ad assottigliare diciamo, si va ad assottigliare verso la punta, è di una misura, insomma, standard, allunga sufficientemente le ciglia, gli dà un buon volume, dà un buon livello di separazione, ha una buona durata. E poi invece quest'altro mascara, e con questo concludo la mia lunghissima review. Questo mascara l'avevo già fatto vedere, se non mi sbaglio, nel video dei preferiti del preferiti 2010. Il loro mascara ad effetto volumizzante, ed è quello della linea Lash Mania. Allora, questo innanzitutto lo riconoscete per il fatto che ha questo scovolino che invece è enorme rispetto agli altri scovolini che, guardate, vi faccio vedere, solo per confrontarli tra i due. Non so se si riesce a capire la differenza, cioè guardate che differenza c'è tra i due. Ci sarà un centimetro buono di differenza tra i due, cioè è proprio veramente ha uno scovolino che è veramente impressionante da quanto è grande. E allora, a me questo mascara piace anche tanto una capacità di volumizzare e di inspessire le ciglia di molto di più rispetto a questo Multi Action. Questo Multi Action, se anche si aumenta con le applicazioni, quindi se andate oltre le due, tre sovrapposizioni di prodotto, non si raggiunge il livello inspessente, insomma, di ciglia finte che potreste ottenere con questo Lash Mania. Scegliete quello della linea Lash Mania se preferite un effetto un po' più importante, un po' più drammatico, mentre invece per un effetto, insomma, bello ma più simile a quello che magari potreste utilizzare tutti i giorni, sicuramente il Multi Action è quello più indicato. Bene ragazze, io allora spero di esservi stata utile anche con questa review, e vi do appuntamento a presto con altri video. Ciao e grazie!